Come potete intuire dal mio cappello, questo è uno speciale natalizio. Oggi vedremo se è possibile l'esistenza di Babbo Natale. Quindi non perdiamo altro tempo e ci vediamo dopo la sigla. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Come vi ho già anticipato nell'intro, oggi vedremo se è possibile l'esistenza di Babbo Natale. Lo so che spoiler no, però vorrei cercare di analizzare il problema dal punto di vista fisico-matematico e poi cercare di capire se esiste anche un solo piccolo appiglio alla fisica per la sua esistenza. Ci arriveremo tra un secondo. Cerchiamo di capire prima qual è il problema scientifico. Il problema scientifico è trasportare tantissimi doni in una sola notte a bambini sparsi per il mondo. Ma quanti bambini ci sono nel mondo? Nel mondo ci sono circa 2 miliardi di bambini. E solo il 30% festeggia Natale, quindi il 30% di 2 miliardi sono circa 600 milioni. Ovviamente ogni casa non ha un singolo bambino, ma ne potrebbe avere anche più di uno. Mediamente in ogni casa ci sono 3 bambini, quindi dobbiamo fare 600 milioni di bambini diviso 3 e avremo 200 milioni di case da visitare. Un gioco da ragazzi. E in quanto tempo dovrebbe effettuare questa consegna? Qualche ora? Una notte? 31 ore, considerando il fatto che posti del mondo diversi potrebbero avere fusi orari diversi. Mi sembra assolutamente possibile, 200 milioni di case in 31 ore. Ma alla possibilità ci arriviamo tra un attimo. Vediamo prima a che velocità devi andare e quanto tempo ha per visitare ogni casa. Quante case deve visitare al secondo? 1800 case al secondo. Questo significa che Babbo Natale deve frenare la slitta, scendere giù dalla slitta, scendere per il camino, posare i regali e ovviamente bere latte e biscotti e risalire in 0,5 millisecondi. Neanche Usain Bolt, che è l'uomo più veloce del mondo. Per capire la velocità dobbiamo cercare di capire la distanza tra le case. Considerando che queste siano uniformemente distribuite lungo il pianeta, per non complicare i calcoli, e considerando che la Terra ha una superficie di 500 milioni di chilometri quadrati, la distanza tra le case media sarà 1,6 chilometri. Tutto questo che abbiamo calcolato adesso ci servirà per calcolare la velocità a cui deve andare Babbo Natale e anche la distanza totale che percorrerà in una notte, che per la cronaca è Terra-Sole, letteralmente, chilometro più, chilometro meno. Tutto questo in una notte, ribadisco. Torniamo alla velocità. La velocità sarà 4500 km al secondo. Sicuramente non andrà alla velocità della luce, ma ci si avvicina parecchio e sicuramente supera la barriera del suono, per cui quando passa Babbo Natale, a prescindere, dovremmo sentire il boom sonico. Già questo che non avviene ci potrebbe dare un indizio sul fatto che Babbo Natale non esista, ma noi non ci arrendiamo e continuiamo a fare i nostri calcoli a vedere la plausibilità di Babbo Natale. Il problema non è solo la velocità a cui dovrebbe andare. Mettiamo caso che lui potesse raggiungere quella velocità. Adesso pensiamo al peso della slitta. La slitta dovrebbe pesare quanto? Bisogna capire quanti doni ha. Uno per ogni bambino. Supponiamo che Babbo Natale dia un dono di un chilo ad ogni bambino. Quindi sono circa 600 milioni di chili. 600.000 tonnellate. Solo per i doni. E quante renne mi servono per trainare 600.000 tonnellate di regali? Ogni renna, non volante, quelle normali che conosciamo noi, può trasportare massimo 150 kg. Quindi cerchiamo di capire adesso quante renne mi servono per trainare quella slitta con quei regali. Per trasportare quella slitta ci vorranno 4 milioni di renne. Invisibili nel cielo, ne sono sicura. Quindi abbiamo una slitta che pesa 600.000 tonnellate nel cielo, trainate da 4 milioni di renne che sfrecciano ad una velocità enorme nel cielo, nella nostra atmosfera. Come abbiamo detto nel video della Formula 1, nell'aria si genera attrito viscoso. L'attrito viscoso si genera quando un corpo viaggia in un fluido. Quindi quando la slitta e le renne viaggiano nell'aria si genera attrito viscoso. Poiché la velocità è altissima, la massa è ancora più alta, si genera un attrito viscoso incredibile che polverizzerebbe Babbo Natale, la slitta e le renne in meno di un secondo. Perché polverizzerebbero? Perché l'attrito genera calore, il calore li polverizzerebbe. È come un meteorite che prende fuoco quando entra in contatto con l'atmosfera terrestre. Ma mettiamo caso che Babbo Natale abbia risolto questo problema con uno scudo termico. Potrebbe averlo fatto. Avrebbe un altro problema. Un altro problema è la forza centrifuga a cui sarebbe sottoposto Babbo Natale, che sarebbe migliaia e migliaia di volte la
accelerazione gravitazionale. Come fa a resistere? Dopo tutte queste informazioni che vi ho dato, parrebbe impossibile l'esistenza di Babbo Natale. Natale è la mia festa preferita, quindi ho deciso di non voler fare un video in cui dicevo che Babbo Natale semplicemente non esiste. Quindi ho deciso di trovare una spiegazione, anche forse un po' troppo elaborata, per spiegare la sua esistenza e del perché anche non possiamo vederlo. Qual è la fisica dell'impossibile? Noi sappiamo che la fisica dell'impossibile, la fisica in cui accadono cose inspiegabili con la meccanica classica, è la fisica quantistica. Quindi cercherò di spiegare la possibile esistenza di Babbo Natale tramite la meccanica quantistica. Sarebbe possibile? Esistono dei rarissimi, ma veramente, ragazzi, rarissimi casi in cui la meccanica quantistica funziona anche a livello macroscopico, ma sono molto rari. Però potremmo ipotizzare che Babbo Natale abbia trovato il modo di usare la meccanica quantistica a suo piacimento anche nel mondo macroscopico. Partiamo dall'esperimento più famoso della meccanica quantistica, il gatto di Schrödinger. Quando noi abbiamo il gatto nella scatola e non lo abbiamo aperta, il gatto è sia vivo che morto contemporaneamente. Entrambi gli stati esistono, sia lo stato vivo sia allo stato morto. Nel momento in cui apriamo, la nostra osservazione fa collassare uno dei due stati, quindi o fa collassare vivo o fa collassare morto, e il gatto è vivo o è morto. Un unico stato. Qualcuno di noi ha mai visto Babbo Natale? Babbo Natale potrebbe essere un grosso, enorme gatto di Schrödinger. Come potrebbe spiegarsi dal punto di vista quantistico Babbo Natale? Immaginiamo che Babbo Natale che consegna il regalo sotto un albero è uno stato. Ci sono 200 milioni di stati che esistono contemporaneamente. Nessun bambino deve vedere Babbo Natale, proprio perché se uno dei bambini vedesse Babbo Natale, gli altri stati collasserebbero e quindi gli altri bambini non avrebbero i regali. E quindi potrebbe esistere da questo punto di vista. Questo ragionamento però ha un problema, perché nel momento in cui un bambino apre il proprio regalo la mattina, sarà il suo stato ad essere quello, diciamo, osservato, e quindi sarà solo il suo regalo ad esistere. In realtà Babbo Natale potrebbe starsene comodamente sotto casa sua, perché potrebbe creare degli stati in cui i suoi regali sono nell'hangar e sotto all'albero dei bambini. Per cui nel momento in cui i bambini aprono, i regali scompaiono dall'hangar di Babbo Natale e compaiono sotto l'albero dei bambini. Bene, questo era tutto per oggi. Io vi auguro un buon Natale e noi ci vediamo al prossimo video, che spoiler sarà un video su buco nero nel film In vacanza su Marte, che mi ha fatto particolarmente soffrire già quando l'avevo visto nel trailer. Quindi ci vediamo tra qualche giorno.